Benvenuti e bentornati alla seconda parte del TG Sport, qui i risultati e programmazioni del TG Sport, il mondo dello sport, dell'audiovisore esterno di uno radio. De Marco, da Udine, qui presente. Vi ricordo i risultati di... nella prima parte dei risultati, eccoci qua. Poi vediamo la programmazione, la seconda parte di questo secondo TG parte del TG Sport. Allora, calcio. La Serie A dell'anticipo era del Cagliari Inter, finita 2-1 per Cagliari. Vittoria anche del Foggia 1-0 contro Cosenza. Vittoria anche della Bundesliga dell'Asburgo sul Borussia Dortmund, che frena il Borussia Dortmund vincendo 2-1. Invece nella Premier League Rayo Vallecano ha perso 2-3 contro Girona. Andiamo a vedere invece i risultati di sabato. La Serie A con la calcio, anticipi, Empoli e Parma finita 3-3, Milan ha vinto solo 1-0 grazie a un altro gol, poi vittoria del derby della Lazio e Roma per 3-0. Andiamo invece a vedere i risultati di Serie B. Brescia ha perso 0-1 contro Cittadella, che frena la corsa. Carpi pareggia 1-1 contro l'Ascoli. 0-0 anche per Padova e Crotone. Il Padova è malmesso, è l'ultima nella Serie B in questo momento. Il Palermo invece ha vinto 2-1 contro Lecce, che recupera strada sul Brescia. Andiamo invece a vedere nella Bundesliga, dove Bayer Leverkusen ha vinto 2-0 contro Friburgo. Vittoria della Francoforte contro Hoffenheim per 3-2. Vittoria invece Hertha Berlin sul Mainz per 2-1. Vittoria della Lipsia in trasferta contro Bamberg per 1-0. Poi Schalke 04 perde ben 4-0 contro Düsseldorf. E vittoria della rocambolesca del Bayern Monaco contro Borussia Mönchengladbach in trasferta per 5-1. Invece andiamo a vedere i risultati della Premier League. 1-1 tra Tottenham e Arsenal. E Bournemouth e Manchester City vinta 0-1. Brighton contro Lonsdale, vittoria del Brighton 1-0. Burnley ha perso 1-3 contro il Crystal Palace. Manchester United ha vinto per 3-2 contro Southampton. Wolves ha vinto 2-0 contro Cardiff. Invece West Ham ha vinto 2-0 contro Newcastle. Premier League, andiamo a vedere. L'Espagnol ha vinto 3-1 contro la Valoide. Il Villarreal ha perso contro la Valencia Deportivo per 1-2. Il Siviglia ha perso in trasferta contro l'Huesca per 2-1. Invece il Clásico è stato vinto dal Barcellona a Madrid. Tra la Madrid e Barcellona ha vinto il Barcellona per 0-1. Andiamo a vedere ieri ancora calcio. Allora, vittoria del Torino nel secondo tempo, vittoria di 3-0 contro Chievo Verona, pareggio 3-0 da Genoa e Frosinone, vittoria del Udinese che torna a vincere e torna a vincere per due vittorie consecutive contro Bologna per 2-1, 6 punti importantissimi. Spal perde in una partita molto contestata contro la Sampdoria per 1-2. Atalanta-Fiorentina finita 3-1 con rimonta, pareggio e rimonta dell'Atalanta sulla Fiorentina, come dicevo, finita da 3-1. Invece Napoli spreca il pareggio e perde per 2-1 contro la Juventus. Bruttissima partita in entrambe le parti perché è finita in 10 tutte e due le squadre. Andiamo invece a vedere i risultati delle due regionali, come dicevo nella prima parte, di Serie C, Gruppo B. La Triestina ha pareggiato in trasferta contro Giana Ermino e anche pareggio da Pordenone in casa contro il San Benedettese per 1-1. Invece andiamo a vedere la Serie B, dove Verugia ha vinto 3-1 contro la Salernitana. Vittoria anche del Pescara, come dicevo prima, contro la Spezia per 2-0. Vittoria nel derby Veneto tra Hellas Verona e Venezia, vin ha vinto il Verona per 1-0. Nella Bundesliga tedesca, la Stoccarda ha vinto strameritatamente 5-1 contro 9-96. Invece pareggio tra Wolfsburg e Werder Bremen. Invece andiamo a vedere nella Premier League, vittoria del Wolfsburg contro Leicester City per 2-1. Vittoria del Chelsea in trasferta contro
contro Fulham per 1-2, pareggio invece tra Everton e Liverpool 0-0. Infine, nella Lega Spagnola, vittoria dell'Eibar contro Sedevigo per 1-0, Real Betis Getafe 1-2, Real Sociedad Atletico Madrid 0-2, vittoria del Valencia contro l'Atletico Bilbao per 2-0. Andiamo invece a vedere altri tipi di sport, sempre mondo dello sport rimane. Torna a giocare la MLS di calcio a tra America e Canada. Andiamo a vedere. Poi andiamo a vedere. Vediamo invece i risultati dei basket Serie A2. Una squadra di Serie A1 con la 20ª giornata, dove c'è stata la vittoria anche della Matrieste per 90-77 contro Pistoia. Poi Pesaro ha perso per 86-92 contro Brescia. Germania Milano ha vinto per 110-91 contro Fiat Torino. Trentino ha vinto 97, Trento ha vinto 97-79 contro Avellino. E infine Reggio Emilia ha perso contro Varese per 92-80. E invece Sassari ha perso per 100-105 contro Cremona. Andiamo a vedere invece in Serie A2, dove Rieti ha perso contro Legnano per 77-82. L'NBA, come ben già sapete, ha giocato già. Sci alpino, la vittoria di Dominic Paris di ieri. Poi andiamo a vedere tante cose che adesso andiamo e prepariamoci per la programmazione di oggi pomeriggio sera. Andiamo a vedere programmazione di calcio. Allora, Serie B Livorno-Benevento alle ore 21. Liga Spagnola, Leganés contro Levante alle ore 21. Monday Night anche della basket di Serie A1 tra 20ª giornata tra Cantù e Brindisi alle ore 20:30. Andiamo a vedere i risultati dell'NBA già giocati questa notte. Oklahoma City Thunder hanno vinto per 100 per 99-95 contro i Cavaliers, i Cavaliers hanno vinto per 97-93 contro Orlando Magic, e vittoria anche del Pistons contro i Raptors per 112-107, e infine il Washington Wings hanno vinto per 135-121 contro Minnesota Towers. Andiamo a vedere invece la programmazione per domani, e torna la Champions League, il ritorno di ottavi di finale di Champions League, dove Borussia Dortmund deve forse recuperare, non si sa, ma è molto difficile, della vittoria della Tottenham del 3-0 dell'andata. Dovrà giocare domani per il ritorno alle ore 21, stessa ora anche per l'ora 21 tra Real Madrid e Ajax, dove la Real Madrid era in vantaggio di 2-1 nell'andata. Adesso invece andiamo a vedere altro. L'NBA, come al solito, sapete già che giocherà questa notte tra le 1:30 alle 4:30 di notte, ora italiana. E invece c'è il basket di Champions League ottavi, dove Venezia giocherà alle ore 17 contro Zhinyi Novgorod. Invece Le Mans giocherà contro Bologna Segafredo. E alle 18:30 invece tra PAOK e Atene sarà un bellissimo derby greco. Per adesso finito questo, il TG, seconda parte del TG Sport di AWG Nordest e Nordest Radio, e vi ringrazio veramente per l'ascolto. Da domani tornerà il TG Sport normale. Grazie a tutti voi e mandi mandi da Marco. È tutto. Ciao ciao.